ragazzi, bentornati sul mio canale. Da oggi incominceremo un'altra settimana insieme. Infatti in questo video vi farò vedere come mi gestisco, come mi alleno, come riesco ad organizzarmi ed essere produttiva il più possibile, ecco, durante questo periodo. Io vivo a Milano, sono in zona rossa, quindi praticamente c'è il lockdown. Quindi questo vlog sarà anche una sfida per me, perché dovrò vloggare sempre in casa. Questo video sarà molto vero, farò trasparire le mie emozioni, perché comunque non è un video che magari registri in mezz'ora e lo metti sul canale. È un video che dura una settimana, e una settimana, come tutti sanno, si può essere felici, si può essere tristi, si può essere demotivati, e vorrei farvi anche conoscere un pochettino meglio il dietro le quinte e tutto il lavoro che c'è per portare contenuti sia su Instagram che sul canale che su TikTok e queste cose qua. Credo che sia una cosa molto interessante, in modo tale da conoscermi anche meglio. A questo punto si incomincia subito da lunedì. E diamo inizio anche a questo lunedì. Mi sono proprio appena svegliata, raga, questo vlog sarà super real, ve lo dico già subito. E sono volata in cucina per fare colazione con i miei pancake proteici. Questo è il preparato di My Protein, e niente, sono velocissimi da fare, sono buoni, è proprio la coccola che ci vuole per iniziare almeno la giornata. Essendo il primo giorno della settimana, adesso devo organizzare tutto quello che devo fare. Una cosa che mi aiuta tantissimo è fare prima di tutto una lista generale di tutte le cose che devo fare. Dopodiché andrò invece ad organizzarle meglio sulla mia agenda, e vado anche più o meno a organizzare lo split di allenamento. In questo periodo sto facendo 5 allenamenti a settimana, però sinceramente non sono super fissi. Dipende da un sacco di cose, dipende anche dall'organizzazione delle dirette, da come mi sento, perché mi rendo conto che in questo periodo sto iniziando a fare un pochettino fatica ad ingranare, se sono stanca mi ascolto e tutte queste cose qua. A questo punto, adesso che abbiamo la nostra settimana organizzata, siamo pronti per iniziare, la motivazione del lunedì c'è e andiamo a vedere come va. E dopo ore interminabili di studio devo ricaricarmi, quindi è arrivato il momento del pranzo. E ragazzi, per chi mi conosce bene, il mio pranzo è sicuramente con l'uovo! Raga, lo sapete che io sono una drogata di uova, ne mangio 1-2 al giorno sempre, e durante questo video lo vedrete. E mi guardo, raga, una serie su Netflix che sto amando, che si chiama Operazione Amore. Vi giuro, guardatela perché è bellissima. A questo punto posso mangiare. E dopo un allenamento gambe devastante, raga, è durato qualcosa come 1 ora e mezza, ma perché faccio gli esercizi molto lenti, controllati, perché vedete che sono già poco attrezzata, poi se faccio pure le cose male è finita, in modo tale da renderli un pochettino più efficaci. Ecco, torniamo al nostro post workout, che è la pizza. Sapete che mio padre ne sforna una settimana minimo, e ecco, adesso queste qua sono 2 pizze e ne mangeremo in 3. Raga, buonissima, cioè inutile che ve lo dico, ma si vede proprio. Buongiorno, direttamente dal mio letto, ma raga, non mi sono svegliata adesso, sono le 10:30 del mattino, ma ho preso questa abitudine di studiare a letto. Nel senso che appena mi sveglio mi bevo un caffè, mi rimetto qua col mio tavolino e faccio lezione. Di solito faccio un paio d'ore, ecco, ne faccio una. Dopodiché vado a fare colazione e poi continuerò a o studiare o editare o fare quello che devo fare, insomma. E la colazione di oggi prevede i waffle già pronti della Food to Train al gusto choco coconut. Raga, sono curiosissima di assaggiarli. Come vedete hanno scritti tutti i valori nutrizionali e anche gli ingredienti. Vanno in microonde, o se non ce l'avete come me, vanno in padella. Li riscaldiamo e li mangiamo. Ecco qua la mia colazione super carica. Ho aggiunto anche del cioccolato sopra i waffle, raga, perché secondo me i waffle senza cioccolato non sono waffle. E adesso andrò a fare una cremina particolare che ho creato. Infatti ho preso il burro di arachidi in polvere di My Protein, l'ho aggiunto a del latte vegetale ed è venuta una cremina che sa di burro di arachidi. Raga, ha il profumo, mamma mia, ha davvero il profumo di burro d'arachidi, e andrò a metterla sopra sui waffle. È una buona alternativa se a qualcuno piace il burro di arachidi ma vuole stare un pochettino più basso con i grassi, perché questa qua per 100 grammi ha soltanto 9 grammi di grassi. È arrivato il momento dell'assaggio.
Questa sì che è una colazione. Dopo aver fatto un pranzetto leggero il martedì pomeriggio dedicato principalmente alla registrazione dei video workout che andranno online il mercoledì sul canale, e poi alle 6:30 c'è sempre la mia diretta su Instagram. Ed ecco qua la trasformazione della sala di casa mia in un set cinematografico. E niente, però sennò è tutto buio, raga, sennò non si vede niente durante la diretta. E è andata bene, c'erano un sacco di partecipanti, sono felice. Quindi vi ricordo che ogni martedì alle 18:30 ci sarà la diretta sul mio profilo Instagram. Adesso andrò a cenare. Ed eccoci qua, giunti anche alla cena di martedì. Adesso che siamo un pochettino più tranquilli, finalmente posso parlarvi di questa nuova collaborazione. Vi ho già dato un assaggino stamattina a colazione, ma adesso vi spiego un pochettino meglio. Infatti ho iniziato a collaborare con Food to Train. Come avete visto è un'azienda che fa pasti pronti. E raga, sapete quanto a me non piaccia cucinare, quanto mi manchi spesso la voglia. E così facendo devo soltanto aprire il frigo, prendere il pasto, scaldarlo ed è pronto. Prima di tutto i prodotti sono senza conservanti perché vengono utilizzate delle tecnologie innovative per quanto riguarda la conservazione degli alimenti, e quindi raga vi giuro che possono stare in frigorifero davvero parecchio tempo. E ci sono diverse linee quindi che si adattano a qualsiasi tipo di esigenza. Vi lascio qua sotto il link dello store e il mio codice sconto, che è questo qua sotto, che vi permette di avere il 5% di sconto. A questo punto posso farvi vedere che cosa andrò a mangiare stasera, ed eccole qua le polpette. Cosa importante, abbiamo i valori nutrizionali qua davanti alla confezione con anche gli ingredienti, e il pasto si presenta in questo modo. A questo punto lo mettiamo o in microonde o lo scaldiamo in padella. Come sapete non ho il microonde, quindi lo scalderò in padella ed è pronto per essere mangiato. Un'altra cosa importante per quanto riguarda gli ordini, come vedete ci sono dei pacchetti, nel senso che il minimo di pasti che può essere acquistato è 5. Più pasti compro e il prezzo unitario del prodotto si abbassa. Ed ecco qua il mio piattino fumante, raga, vi giuro, mi sembra un sogno. Raga, stra buone, vi giuro. Sono stra saporite da svolta. Questa sarà proprio una serata emozionante. No, in realtà devo soltanto editare il video che uscirà domani, caricarlo su YouTube. E nel frattempo che si renderizza andrò a mangiarmi un pezzettino di torta, perché prima di andare a letto io ho bisogno del dolcetto. E diamo inizio anche a questo mercoledì mattina. Ecco, dalla mia faccia raga capite che avrei preferito bellamente stare a letto. Invece no, mi sono svegliata prestissimo perché avevo un pochettino di lezioni indietro. Facci qua, questo è il mio pranzetto, sempre leggero come al solito. E poi come sono felice di dirvi che continuerò a studiare anche il pomeriggio. Finalmente nel tardo pomeriggio, raga, guardo fuori dalla finestra, è notte. Però beh, vado lo stesso, tanto non c'è in giro nessuno, è tranquillo. Vado a farmi la mia corsa. Anche la corsetta di oggi è andata. Ero un po' stanca, non lo so, oggi è un po' tutta la giornata che sono un po' così in balia degli eventi. Però è andata, ho corso una mezz'oretta alla fine, sì. Sono migliorata un sacco, guardate, basta essere costanti. Vi giuro, nella corsa non pensavo, perché è sempre stata un po' il mio pallino. Però nello stesso tempo ho sempre fatto schifo. Invece mettendomi, e non ho mai avuto il tempo per farlo e la voglia soprattutto, sta andando bene. Eccoci qua a cena, arrivo in cucina e vedo queste due torte. Raga, mia madre ne sforna una dopo l'altra, ma vi giuro sono una roba pazzesca. Quindi ho deciso di stare un pochettino più leggera per quanto riguarda i carboidrati. Infatti come vedete ho broccoli, non li mangio mai Un bel filettino di maiale e poi ho aggiunto olio, sale e cose varie. E come al solito un bel pezzettino di torta, che in realtà è una bella sberla. Mi sono proprio tagliata una fetta gigante. E anche oggi si dorme domani, anche perché sono le 11:30 e io sto continuando a editare. Raga, sto video è un casino, davvero un casino, quindi boh, chissà perché ora andrò a letto. Tutti questi tagli è perché non so parlare e sbiascico continuamente. E buongiorno, stamattina devo fare per forza qualcosa del lunedì, infatti sono già posizionata sul sito, ho qua il mio caffettone, la camera è ancora un casino, la metto a posto, come ho detto. Sono le 8:20 quasi. Vi giuro, sono scesa dal letto qualcosa come 5 minuti fa, però oggi va così, per forza. Sono le 10, quindi adesso mi faccio una bella colazione in modo tale che faccio anche una sosta, che raga, cioè, ho già gli occhi fuori dalle palpebre, vi giuro, cioè, stare al computer così tanto mi ammazza, ma purtroppo per video e università ci passo tutta la giornata. La mia colazione è sempre la bowl di frutta con yogurt, granola, burro di arachidi e cacao. E niente. E poi scappo di nuovo a studiare tutta la mattina, almeno fino a mezzogiorno e mezzo.
sì, oggi mi tocca. Raga, cioè per me 4 ore davanti al computer a seguire lezioni e studiare sono tantissime. Comunque adesso mi alleno, faccio un pochettino di trazioni, un pochettino focus parte superiore. Sono fortunata che ho questa struttura qua, almeno le trazioni insomma posso farle e posso cercare anche di migliorarle. Quindi bene. E per pranzo, ma che stranezza, delle uova, delle uova con i broccoli e il pane. Raga, mangio sempre le stesse cose, è assurdo, ma vi giuro, cioè quando finisco di allenarmi il mio ultimo pensiero è mettermi lì e cucinare, quindi più è veloce meglio è. Oggi alla fine ho fatto un pochettino di trazioni, così diciamo che non ero proprio al top della forma, anche perché devo tenere le energie per stasera, perché farò una diretta insieme a Sara Wendy. E anche per la diretta di oggi è tutto pronto, le luci ci sono, così la mia sala è praticamente illuminata a giorno, ecco infatti. E niente, ho studiato anche tutto il pomeriggio, più sto cercando di buttare le basi per un altro progettino che potrebbe riguardare anche qualcuna di voi. E se sentite rumore strano tipo ticchettio, mia sorella che sta saltando la corda, che si sta riscaldando, eccola lì. Anche questa diretta è andata, raga, io mi diverto sempre un sacco, cioè vi giuro, mi carica tantissimo, infatti sono stanca morta, però allo stesso tempo sono felice. E adesso devo mettere a posto tutta la sala perché ho fatto un casino, cioè l'ho trasformata praticamente in una palestra. E la cena di oggi stranamente non prevede né broccoli né melanzane, ma la carne, questa è quella di ieri che raga era da finire, con un bel po' di sottiletta, come vedete la amo, insalatina e mezza barbabietola, e poi le solite gallette che sapete che mi piacciono e sono veloci. Come sapete la giornata non è conclusa fin quando non mangio un pezzettino di torta, e boh, stasera raga c'avevo una fame devastante, quindi ho deciso di assaggiare proprio tutte e due, sia quelle lamponi che quelle mirtilli. E meno male che ho avuto questo attimo di spensieratezza, perché ancora ero ignara di quello che mi stava aspettando. E buonasera, buonasera da una Lisa super sveglia che sta bevendo la sua tisana, una lata tipo camomilla. Sono le 11:42 e come al solito sono ancora al computer e niente, sto caricando il video che uscirà domani sul canale. Speriamo vada tutto bene. Sì raga, è proprio come sembra. Sono le 2:30 di notte e vi giuro non so come faccio ad essere ancora sveglia. E niente, il video sta andando online, sto caricando adesso su YouTube. Mi ha dato un sacco di problemi raga, un sacco, non si renderizzava da Premiere, non avevo abbastanza spazio sul computer. Non è sempre rose e fiori, insomma. No, in realtà queste cose qua sono l'ordine del giorno, non so, io sono un po' sfortunata. E buongiornissimo, ammetto che stamattina non è stata per niente facile alzarsi. Ho sistemato il video proprio appena scesa dal letto e poi finalmente sono venuta a fare colazione con la mia solita bowl, che è un insieme di freschezza che mi fa riprendere un pochettino la mattina. E poi mi sono ributtata sul computer perché ho dovuto far lezione e mamma mia, mi stavo davvero addormentando oggi. Eccomi qua dopo una mattinata di studio intenso, è ora del pranzo. Raga, oggi mi sono proprio svegliata con la voglia di dolce, non lo so, o sono in carenza di affetto, può darsi. E quindi anche per pranzo mi faccio una bowl di frutta con yogurt, cacao e insomma le solite cose. Questa volta al posto del burro d'arachidi però ci metterò la protein spread, che è la Nutella proteica di My Protein. Sì raga, quando si ha voglia di dolce fidatevi che è la cosa migliore farsi una bowl con yogurt. Se volete anche avere un gusto un pochettino più cioccolatoso metteteci anche le proteine in polvere. Comunque mi sto rendendo proprio conto di rendervi proprio partecipi dei miei disagi durante la giornata. A parte che vivo ormai seduta su questa sedia, cioè mi vedete dalla notte, la mattina qua a studiare davanti al computer a far cose. Però fa niente, insomma, questa è. Poi oggi pomeriggio ci sarà un'altra diretta, però con Valerie Fitness. E anche questo workout con Valerie è andato. Guardate che noi le dirette le facciamo belle toste, guardate le condizioni, no, c'è sempre la luce sparaflesciata, non si vede che sono in condizioni pietose in realtà. E niente, dato che non è così tardi oggi, decido di uscire di casa finalmente, mi sa che mi vado a fare una passeggiata di una mezz'oretta in zona da me, ecco. Ed eccomi qua di ritorno dalla passeggiata, raga, ci voleva, era da un po' che non uscivo di casa, cioè io dopo un po' non ce la faccio più. È giunta l'ora di cena, oggi è stata un po' una giornata un pochettino così sinceramente, mi sento molto stanca. Boh, per me è stata una settimana pesante, ve lo giuro, e oggi boh non avevo neanche tantissima fame sinceramente, quindi vado un pochettino di cena d'ospedale con un passato di verdure. E poi oggi sono stata un pochettino bassa con le proteine e quindi pollo e broccolo. E niente raga, io volevo dirvi che mangio un sacco di broccoli, ma perché mia madre ne compra tantissimi. Vi giuro ne avrà comprati 3 kg, non sto scherzando, sono tutti sul
sul balcone, quindi continuerò a mangiare all'infinito. Stasera un pochettino di riposo me lo sono meritato, infatti comunque sono sempre al computer, però almeno sono alla ricerca di un paio di scarpe e faccio un po' di shopping che mi rilassa e mi piace un sacco. E buon sabato mattina, eccomi qua appena sveglia e niente, solita colazione con la mia bowl di frutta e poi ho editato praticamente tutto il giorno. Ho fatto un video per MyProtein in cui faccio vedere un sacco di outfit bellissimi e ricordatevi che vi lascio sotto nell'info box il link dello store, il codice sconto, così potete acquistare quello che più vi piace. Poi ho deciso di allenarmi, ho fatto un leg day un po' sofferto, ecco. Anche il workout di oggi è andato, raga, non avevo proprio voglia sinceramente, forse perché è sabato sera e boh, cioè psicologicamente lo sento che di solito ero abituata a fare altro. È stata una giornata proprio passata davanti al computer, ho editato due video e questo vuol dire 8 ore di editing, raga, a volte, cioè sinceramente, inizio ad odiarmi, nel senso che la mia voce sentita per 8 ore in loop, ecco, non è forse così simpatica come sentirla 10 minuti, però a parte questo adesso mi faccio una bella doccina che ne ho bisogno e poi andrò a cenare. E come ogni sera, oggi ho pure i capelli a posto, ho fatto la doccia, sono qua alla mia postazione, quindi tra poco mi accingo a editare il terzo video della giornata e non so sinceramente se lo finirò, però vabbè, stasera non ho sonno, non so perché, forse mi sono tanto riposata ieri, mi è proprio servito prendermi un attimo una sera tranquilla. Perché raga davvero non voglio farla la ventona, però è un po' dura starci dietro a volte. Cioè nel senso che molto spesso sono stanca, non ho voglia, però è da fare per forza. E niente, oltretutto stasera sto cercando un libro, perché sapete che faccio tante dirette, workout così. Volevo approfondire un pochettino più l'argomento riguardo allenamento funzionale, queste cose qua, per vedere anche se ci sono dei nuovi esercizi, cose varie, perché mi rendo conto più o meno di fare sempre le stesse combinazioni. Quindi niente, non so quando studierò anche queste cose. E super buongiorno da una Lisa finalmente conciata bene, raga, ma da quanto tempo è che non mi vedevate un attimo truccata? Mi vedete in questo modo perché la domenica, come ho detto, è il giorno che dedico alla registrazione di video. Infatti preferisco condensarli il più possibile in un giorno in modo tale da dedicarlo completamente ai contenuti senza avere ansie che devo studiare, devo fare quello, devo fare quest'altro. Oltretutto oggi sarà anche rest day, andrò probabilmente a fare una passeggiata verso sera per sgranchirmi un pochettino, ma niente di più, anche perché sinceramente l'allenamento di ieri mi ha devastata parecchio. E niente, questo è il mio spot, qua c'è la luce come al solito, qua adesso metterò la camera, adesso mi metto qua, faccio le intro, registro e ci vediamo stasera, mi sa. Oggi va una bomba, raga, sono già a 3 video registrati e sono solo le 4:30. E adesso ne registro un altro con la Larona. Questo qua, raga, secondo me fa straridere. E questo è quello che vedo io quando registro, ovvero un lucernario. Quando fai video praticamente parli da sola, cioè come se parlassi alla telecamera, ma in realtà parli a te stessa, cioè è un po' una cosa strana. Ok ragazzi, anche questo video finisce qui, dove tutto è incominciato proprio lunedì mattina. Sono felice di avervi portato con me durante tutta la settimana e avervi fatto vedere in realtà tutto quello che c'è dietro al canale YouTube, a Instagram e ai social che gestisco e come riesco comunque anche a far tutto nonostante molte volte mi sento molto stanca e cose varie. So anch'io che devo migliorare alcune cose, ovvero non mettermi troppe cose da fare in una giornata perché poi davvero ne esco esaurita, ma comunque raga dai, ci sto lavorando, vi giuro che sono migliorata un sacco e soprattutto devo imparare a fermarmi quando davvero sento che non ce la faccio più. E niente ragazzi, io spero di avervi dato dei consigli buoni, di avervi fatto compagnia. E niente, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! That you'll never change.